ringraziamo i presentatori della quarta e ultima serata, l'attore alla Trenze Doc, Alessandro Cola, ed il volto ufficiale di Rete Sole, Carla Tancari. Buonasera ladri! Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa quarta e ultima serata del Festival Internazionale del Folklore Flavio Fiorletta, un festival targato comune di Alatri e Mediatica Produzioni. Alessandro, che magia questa sera! Senti, ma se non sbaglio le voci iniziali avevano qualcosa di familiare. Sì Carola, questa sera divideremo il palco, infatti, con Giorgio Stirpe e Silvia Veglianti. Un applauso anche per loro che sono qui. Eccoli, questa sera qua. Siamo quattro. Eccoli. Buonasera. Prego. Giorgio, buonasera Silvia. Buonasera. Buonasera ladri. Guarda che eleganza. Buonasera. Palco un anno fa circa. Carola, eccoci. Alessandro, allora iniziamo questa serata. Sicuramente è un po' diversa. Iniziamo con il gruppo ospitante, un gruppo che nasce nel 1970 e dal 1998 continua con una costante ricerca e un costante lavoro. Lo scopo, io sto sempre prendo te, su giù, a quel dire. Calleco, non lo sei, cala felicità mia, e che la da palla con te, ma una palla, palla sardarino. We'll be right back.
like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, la nostra città, la città di Alatri, si sta accreditando sempre di più come un paese, un luogo dove chiaramente si vive a lungo. Abbiamo dato la notizia pochi giorni fa della morte di quello che è stato definito il nonno di Alatri, un nostro concittadino arrivato alla veneranda età di 105 anni, morto all'età di 105 anni. E forse per compensazione sulla stampa locale sono apparsi in questi giorni, ecco, stanno apparendo degli articoli che parlano di persone, che i nostri concittadini che arrivano che all'età di 100 anni, quindi che superano i 100 anni di età. È il caso ad esempio di Allegrina Campoli, alla quale è stata chiaramente dedicata una festa per festeggiare appunto i 100 anni. Come annunciato lo scorso venerdì, infatti, si è svolta la festa per i primi 100 anni di Allegrina Campoli. Grande è stata la partecipazione dei familiari presso il ristorante Lernico a Monte San Marino, contrada di residenza della signora. La simpatica Allegrina, una maestra nell'arte della cucina, soprattutto nel preparare i fini fini, ecco il piatto tipico della nostra zona, i fini fini, ha ricevuto molti doni e regali di ogni tipo. Tra questi i più significativi sono state appunto 100 rose. Pensate alla simpatia di questa festa, durante la quale praticamente ad Allegrina Campoli sono state regalate dai suoi familiari, dai suoi amici, 100 rose. Per questa contrada, con la contrada di Monte San Marino in festa, chiaramente ecco, commosse, possiamo citarle, meglio è bene citarle, le sue figlie Elisa, Quintilina, Franca, Lucia, Anna Maria e Maria, che si sono strette con amore alla loro secolare mamma. Ma ecco, io praticamente ho un po' rotto gli indugi, diciamo, volevo presentare il nostro amico Luca e fare, ecco, praticamente Luca l'ho portato qui anche un po' per contrasto a questa cosa, no? Stiamo parlando di centenari e Luca, ecco, la giovanissima età di Luca, Luca quanti anni hai? 17. 17 anni, chiaramente fa un po' da compensazione. Che impressione ti fanno questo tipo di notizie, praticamente, di queste persone che arrivano a 100 anni? Per te chiaramente è una cosa un po' particolare. Penso che Alatri comunque sia l'ambiente molto attaccato alla natura, senza smog, senza l'inquinamento che permette queste... Quindi ecco, è vero quello che ho detto all'inizio, esordendo, praticamente ci stiamo accreditando con una città nella quale si vive a lungo e quindi sì, è facile arrivare a 100 anni. Speriamo, ecco, questo, speriamo che sia un augurio per molti nostri concittadini. Ma tu hai una notizia che riguarda sì, un altro centenario, ecco, per... Puoi leggere cortesemente, grazie. Un'intera contrada in festa. Fontana Scurano infatti saluta il suo centenario. Oggi infatti Tommaso Pietrobono spegne le sue prime 100 candeline e per lui sarà una grande festa. La famiglia, a cominciare dai figli Benito, Ines e Menio, i nipoti e pronipoti, si stringeranno in un grande abbraccio.
Tommaso ha sempre abitato a Fontanascurano, zona che si conferma prolifica per la presenza di centenari. La dimostrazione che l'aria salubre e la vita sana della zona sono due ottimi ingredienti per raggiungere questo splendido e raro traguardo. Per Tommaso si prevede una gran bella torta e tanti doni, ma il vero e più bel regalo sarà certamente l'affetto e l'amore che la sua famiglia gli dimostrerà oggi, come nel resto dell'anno. Tommaso festeggia così un secolo di vita, un secolo che ha oltrepassato due millenni, con tanti fatti, storie certamente da raccontare. Vicende che meriterebbero di essere ascoltate e magari proiettandole ai giorni d'oggi potrebbero essere utili per analizzare con maggiore serenità la vita di questi tempi. Comunque, al di là di queste osservazioni, tanti auguri a Tommaso Pietrobuono, un nuovo centenario da Latri, che oggi riceverà l'abbraccio della sua famiglia tutta, amici e l'intera comunità di Fontanascurano. Auguri anche dalla redazione di Ciociaria Oggi. E anche ovviamente dalla redazione, così possiamo chiamarla, di Ernica TV. Tanti auguri ad Allegrina Campoli, della quale avevo parlato poco prima, e a Tommaso cognome? Pietrobuono. Tanti auguri ad entrambi e chiaramente alle loro famiglie. Ma ecco, questi giorni purtroppo ci sono state alcune notizie che hanno dato un po' da pensare, diciamo, sono stati, ecco, un vero e proprio una dichiarazione di allarme, di pericolo, perché alcune zone della nostra città sono andate praticamente letteralmente in fumo. Ecco, in particolare la collina di Montereo, se non sbaglio, che per alcuni giorni, anche oggi, si vedevano degli elicotteri sorvolare il nostro territorio, probabilmente per dei focolai che non sono stati ancora spenti. E qualcosa ci dice la stampa locale, Luca, a questo riguardo, questa domenica che c'è stata di vero e proprio fuoco? Sì. Illustracelo un po'. Un incubo, l'incendio di Montereo. Sembrava essere stato spento dopo oltre 24 ore di intervento nei giorni scorsi. Ma ieri, nel primo pomeriggio, la brace che covava sotto la cenere di arbusti e vegetazione ha rinfocolato le fiamme, che così sono tornate a colpire la zona. Questa volta interessato il costone che volge verso l'area di Monte San Marino, quella più preoccupante perché vede la presenza di enormi pinete. Immediatamente è scattato il piano di intervento, si è alzato in volo nuovamente un Canadair dei Vigili del Fuoco, un elicottero della Regione Lazio. Sul posto anche squadre di Vigili del Fuoco, del Comando Provinciale e del Distaccamento di Alatri, protezioni civili e volontari. Un nuovo incendio devastante che sta interessando la zona, si è lavorato fino a tarda notte. Oggi si spera che non riparta. Intanto, sempre ieri, un incendio ha interessato la zona di Montesecco, vicino al cimitero. Anche qui in azione Vigili del Fuoco. Insomma, una domenica di fuoco dal centro alla periferia. Grazie Luca, e avrete notato, cari amici telespettatori di Ernica TV, che mi emoziono più io quando presento dei giovani amici, no, che vengono qui a provare a fare chiamiamoli anche provini, per collaborare comunque con la nostra emittente, per dare anche un po' di respiro a me o agli altri amici più anziani, magari, che impegnati in questa opera di volontariato per dare delle notizie, per offrire un servizio ai nostri concittadini. E in attesa, ecco, di presentare poi un altro ospite, un nostro ospite classico, che è Maurizio Maggi, che ci darà alcune spiegazioni riguardo alcuni avvenimenti che riguardano il comune. Io però vorrei dare qualche notizia riguardo i comuni limitrofi, e nel caso specifico il comune di Fumone, dove c'è stata una intera giornata dedicata all'antica Roma. Ecco, si sta diffondendo un poco questo, come posso chiamarlo, questa tradizione, questo vero e proprio sport in molti casi, perché queste persone praticamente che partecipano a queste manifestazioni danno delle vere e proprie dimostrazioni di guerra, chiaramente finta. Sto parlando del borgo di Fumone, quindi, dove ieri si è tornati indietro di circa 2000 anni. Infatti, grazie alla locale Proloco, la Proloco Fumone degli Ernici, grazie all'amministrazione comunale di Fumone, è arrivata una manifestazione in stile romano dal titolo Mundus Patet. E questa manifestazione si è svolta regolarmente, il pubblico presente nella giornata di domenica era numeroso. Quelle che sono un po' le cerimonie, diciamo, ecco, le rappresentazioni che vengono effettuate sono un po' classiche, diciamo, ogni gruppo di questo genere chiaramente effettua un poco le stesse
non voglio dire acrobazie, voglio dire le stesse rappresentazioni, magari personalizzandole a secondo del numero dei componenti, a secondo anche dei costumi che indossano. E quindi è una cosa sicuramente, un'amministrazione sicuramente simpatica, che poi in un ambiente come il Borgo di Fumone, quindi molto suggestivo, che si è svolta nella giornata di domenica, e quindi grazie appunto alla Prologo e all'amministrazione comunale di Fumone. Ma passiamo, approfittiamo della presenza di Luca per una manifestazione che sicuramente ha più a che fare con i giovani che con gli anziani, una manifestazione che si svolgerà credo alla fine del mese di agosto e riguarda un'associazione che ormai ha preso veramente piede, dall'altro, cioè si sta caratterizzando come un'associazione chiaramente nel campo della musica composta da veri intenditori. Si tratta di Musica Polsi, ma sentiamo dalla voce di Luca che cosa ci sta preparando questa associazione per il fine mese. Prego Luca. Partirà il 28 agosto prossimo la quinta edizione di Music for Signing, la festa della musica organizzata dall'associazione Musica Polis con il contributo dell'amministrazione comunale e di vari sponsor. La kermesse si svolgerà a Piazza Regina Margherita nell'arco di 4 serate. Nella prima serata, grande attesa per il concerto di Giuliano Gabriele Ensemble, musicista di Castellieri, conosciuto a livello nazionale e internazionale. Oltre a lui, prevista l'esibizione di un gruppo emergente, Simone Scarselletta e Co. Una serata particolare, ci ha detto il presidente di Musica Polis, Giancarlo Bottini, durante la quale inviteremo la gente a partecipare e a danzare la pizzica, la tarantella e il saltarello. Insomma, ci auguriamo che si crei un momento di puro divertimento e di forte aggregazione. Durante le tre serate successive si alterneranno vari gruppi e talenti. Riportiamo i nomi di tutte le band che parteciperanno: i Blues Travel, i Takimaki, KM92, Mothership, Acustica, Dialatri, Luciano D'Abruzzo e MIG, Vico nel Lazio e Roma, Federico Palladini e la banda della Scolopendra di Frosinone, Psychedelic Sex Funk di Colleferro, Metaphysics, Fate Apex di Sora, Angels 69, Court and Call di Ceccano, Euforia Trio di Piglio. È prevista inoltre l'esibizione di una scuola di danza ASD Matrice N di Alessia Gatta, che porterà in scena un estratto del suo ultimo lavoro, Neve. Ci sarà, come ogni anno, la compagnia di artisti di strada Kelvin Clown. La manifestazione sarà corredata da una mostra d'arte allestita presso il chiostro di San Francesco e da una mostra fotografica. Non mancherà un mercatino dell'artigianato, la presenza di associazioni umanitarie e quella di stand enogastronomici. Nel giro di un anno, dopo l'inaugurazione della splendida sede di Musica Polis, sita presso l'ex collegio stampa, sono stati attivati un doposcuola per le scuole elementari e superiori, corsi di chitarra, yoga, giocoleria, tango e un laboratorio gospel. Inoltre sono stati affittati i locali della sala prove, insonorizzata e messa a disposizione la sala per conferenze, corsi, seminari, laboratori, eventi e feste. Un ottimo bilancio, ha commentato Bottini, che ci incoraggia ad andare avanti, sempre fedeli allo spirito della nostra associazione, nata con il fine di divulgare la musica intesa come uno strumento di aggregazione e integrazione sociale. Grazie Luca, l'esame è sicuramente superato, bravo. Hai letto queste notizie in modo chiaro, anche con un tono di voce molto fermo, diciamo. Quindi lo ripeto, quando capitano queste occasioni sono più io la persona che si emoziona che non i miei ospiti. E ecco, mentre ti permetto di lasciare il posto a Maurizio Maggi per il seguito della trasmissione, io intrattengo i nostri telespettatori con una notizia che ho nominato Luciano D'Abruzzo e i MIG. È un carissimo amico Luciano di Vico nel Lazio, che ha questo complesso che si è esibito, pensate, chissà, non so quante persone lo ricorderanno, anche in Piazza San Giovanni a Roma durante un primo maggio, una festa del primo maggio, quindi un'esibizione molto, molto importante ed interessante. E lo farà quindi di nuovo ad Alatri, lo ha preso dalle parole di Luca, praticamente si esibirà durante Music for Signing, quindi una partecipazione di tutto rispetto. Approfitto per dare delle notizie che mi sono state sollecitate dal nostro amico e collaboratore Filippo Rondinardi. La prima è questa sagra della bruschetta e della panzanella che è in corso, è iniziata lo scorso 17 agosto e terminerà il 21, quindi ci sarà ancora la possibilità per 3 giorni, lunedì 19, martedì 20 agosto e mercoledì 21 agosto, di degustare questa carofalata con dei piatti a sorpresa. E questo lo si potrà fare a Vico nel Lazio, presso il piazzale della scuola elementare, in località Colle,
a partire ovviamente durante l'orario serale, durante la sera, a partire dalle ore 21. E un altro grande evento che c'è stato e per il quale Filippo Rondinà testimonianze video è questa festa dell'Assunta, che è stata molto solenne quest'anno a Vico del Lazio, perché è stata restaurata, pensate, esposta ai fedeli, la Madonna dei Sette Vestiti. Dopo 60 anni le reliquie sono tornate all'antico splendore, ma questa è soltanto una anticipazione per questo chiaramente rendiconto video che sta preparando Filippo Rondinale, che manderemo in onda nei prossimi giorni. Mentre ecco, il nostro ospite Maurizio, l'amico Maurizio Maggi, è in postazione, quindi prego Antonio di inquadrarlo. E Maurizio, ciao, buonasera a te. C'è un po' di carne a cuocere, come si suol dire, no? ci sono state delle polemiche, no, tra voi amministratori del Comune d'Alatri e diciamo alcuni rappresentanti dell'opposizione. Ecco, ci vuoi parlare di qualcosa in particolare, replicare magari a qualche tuo avversario politico? Prego. Ma diciamo, buonasera a tutti innanzitutto. Diciamo che la minoranza deve fare la sua parte, mi sembra anche giusto che faccia la propria parte nel puntualizzare eventualmente cose che secondo loro non vanno, cose che secondo loro possono migliorare. Però io questa sera volevo parlare magari di qualche argomento che l'amministrazione Morini sta facendo, però purtroppo sono costretto a replicare a qualcuno di loro che magari non è neanche più esponente di minoranza della nostra città, ma sono ex consiglieri, ex assessori che buttano lì loro giudizi senza un minimo, secondo me, un minimo di fondamento, o comunque facendo dei paragoni su cose veramente delicate e importanti che sono che è l'attraversamento da parte della nostra città, ma di tutto il paese, di un momento così delicato, e paragonarlo a finanziamenti o a comunque a contributi che verranno elargiti. Entriamo nello specifico, facciamo capire ai nostri telespettatori. Stai parlando, se non sbaglio, del finanziamento per il Palazzo Comunale. Beh, diciamo che vorrei ecco, riprendere un po' l'articolo di un ex consigliere comunale che Pasquale Caponera, che nei giorni scorsi è apparso sui giornali parlando un po' di tutto, parlando del festival del folklore, dicendo che l'estate alla Trenze è comunque un'estate misera, è comunque un'estate con pochi eventi. Io volevo solo ricordare, ma soprattutto non a lui, perché lui lo sa benissimo, non c'è bisogno che lo ricordi io. Volevo solo ecco, chiarire per onore del vero a tutte quelle persone che magari hanno letto i giornali, ma anche a quelle che non l'hanno letto, perché hanno sentito magari la sua campana, e vorrei replicare con la nostra campana, ma soprattutto con i fatti che sono successi. Quando amministravano loro 1998-2002, la situazione, le casse del comune erano sicuramente più rose e non avevano i problemi che ci sono oggi, non avevano i problemi che tutti sanno, non sono problemi che noi ci stiamo inventando per trovare scuse come di solito si fa quando si subentra ad un'altra amministrazione, non ci sono i soldi, non possiamo fare quello, non possiamo fare quella. La crisi è sotto gli occhi di tutti, la spending review, i tagli che ci sono stati all'ente comune sono sotto gli occhi di tutti, perciò la disponibilità economica che c'era a quei tempi per organizzare gli eventi estivi era di gran lunga superiore a quella che c'è adesso, era diciamo paragonata a 800 milioni di lire, circa 800 milioni di lire. Parliamo 94 800 milioni di lire solo per la cultura e lo spettacolo. Solo per la cultura e lo spettacolo. Cioè, voglio dire, come si può paragonare? Noi stiamo facendo i miracoli. Ti chiederei a questo punto quant'è la disponibilità di oggi? La disponibilità di oggi è intorno ai 130-140 mila euro. Cioè, voglio dire, come si fa a paragonare? Ma
a paragonare degli eventi come era allora, dimenticando poi, ha fatto cenno a due assessori dell'epoca, dimenticandone una, non si sa perché, come mai se ne è dimenticata una, forse la più importante magari dell'epoca. L'ho notato anch'io questo fatto che ha saltato, e magari il giornalista probabilmente non ha voluto fare, ma può darsi che sia stato animato da buone intenzioni, nel senso non voleva mettere in rivalità in competizione Claudia Fantini con il fratello Carlo. Beh, penso che quello sia il minimo. Non facciamo, perché... anche perché noi non siamo di indole democristiana, quindi uno che diceva che a pensare male in politica ci si azzecca sempre era Giulio Andreotti, che non era proprio una delle nostre aspirazioni. E allora quindi pensiamo bene, diciamo che non ha voluto mettere zizzani in famiglia, magari non poteva dire è stata più brava Claudia di Carlo. Di Carlo. No? Mettiamola così. Ma vabbè. Poi se è, magari ci smentirà lui. No? Ma sicuramente. Però ecco, il paragone, fare un paragone con quei tempi, parliamo del 94, 98, 98, 2002. Ma anche negli anni successivi, quando comunque era amministrato l'attuale sindaco Morini, la situazione cassa comunale era sicuramente più rosea, no? Allora come può lui venire sui giornali, andare sui giornali a attaccare l'amministrazione attuale che è un'estate scarsa, un'estate che non mi sembra che noi stiamo facendo veramente... È accaduto sempre, però si è sempre fatto questo discorso. Sì, per carità, però... Perché poi magari c'è chi preferisce un genere musicale o che so, il teatro magari d'avanguardia rispetto al teatro classico, sarebbe una cosa che sicuramente manca da Latri, ma non per colpa di questa o di quella della precedente amministrazione, probabilmente mancanza pure di una certa cultura, tradizione in questo senso, magari l'opera lirica per esempio, no? Una rappresentazione lirica in piazza, pensa, siamo andati a fare una piccola cosa, ovviamente il coro di Collevardo e Vico, certo non poteva fare una grande manifestazione in campo lirico, però un omaggio a Giuseppe Verdi abbiamo fatto come coro Vernica Sax a Vico del Lazio e Collevardo, certamente a Latri, ricorrendo anche magari a cori esterni potrebbe essere un'idea. Potrebbe fare una cosa del genere, diciamo che però non è che uno se ha quella preferenza dicendo l'estate della Trenze è andata male perché no, invece dell'opera lirica mi hai fatto il genere pop, no, o il jazz o il blues, infatti, questione di gusti, insomma, questo voglio intendere. Infatti io non voglio stare qui a dire che lui non doveva o comunque non poteva osservazione. Forse solo però, che lui scredita proprio quello che è stato fatto, quello che stiamo facendo, e non può paragonare. Le critiche comunque ci sono sempre state. Ma non può paragonare con i soldi si fanno tantissime cose. È inutile che siamo. Quando ci sono i soldi possiamo. Senza soldi, se noi, io e te e qualche altro amico è riuscito a fare cose belle. Non le abbiamo mai paragonate, dice, sono superiori a questa o quell'altra, cose belle, hanno dato soddisfazione a noi e a quelle persone che hanno collaborato, a quelle persone che hanno partecipato. Però ecco, siccome è un argomento particolare quello degli spettacoli, della cultura dall'altri, invece una cosa che forse ai nostri telespettatori interessa di più è proprio un chiarimento su questo stanziamento di 1.250.000 euro per il palazzo comunale, in sostanza, no? Che lo stesso Caponera criticava perché dice in tempi di crisi, ma in tempi di crisi una operazione di questo genere porterà anche del lavoro, quantomeno in campo edilizio, no? Perché un'opera di 1.250.000 euro sul palazzo comunale verrà gestita, non verrà affidata a delle ditte, diciamo, che dovranno realizzarla, no? Non soltanto penso lavori di muratura, saranno lavori di messa in sicurezza. Ecco, a questo riguardo magari i nostri telespettatori sono più interessati, no? Capire che non è male quando otteniamo dei finanziamenti per, no, dei nostri beni pubblici, diciamo. È male invece magari quando se ne parla tanto questi finanziamenti non arrivano mai oppure addirittura vanno persi. Ci vuoi dire qualcosa a questo riguardo? Beh, perché ho letto che questo progetto era del 2004, se non sbaglio, stava presentando nel 2004. Diciamo che anche in quest'altro, perché poi lui nell'articolo cita anche questo finanziamento accomunandolo, questa è una cosa non corretta. Ecco, io oltre al paragone che ho voluto fare prima con lo stanziamento, i soldi che erano all'ufficio culture in quel periodo dove lui era consigliere comunale, era presidente del consiglio,
e ad oggi non si può paragonare, non può fare lo stesso paragone con quello che si poteva organizzare allora e con quello che si sta organizzando, di tutto rispetto, e abbiamo un plauso da parte di tantissima gente. Allora è la stessa cosa sta facendo con ha scritto con il finanziamento che è arrivato di 1.200.000 euro. Cioè, voglio dire, è una cosa totalmente diversa accomunare il finanziamento con perché non lo utilizzate in questo momento di crisi per il sociale, per la gente che non ha possibilità, per la gente che per i banchi alimentari, per queste cose. Questo, cioè, uno che ha fatto il presidente del consiglio, uno che è stato amministratore di questa città per tanti anni, è stato anche presidente del consiglio comunale, credo che sia, cioè, o le cose non le sa e ne dubito, perché uno che è stato presidente, cioè che è stato consigliere comunale per due legislature, se non sbaglio, se non addirittura tre, cioè, voglio dire, come fa a non sapere che la richiesta di un finanziamento addirittura risale al 2004, sempre nella giunta Morini, la richiesta di un finanziamento per la messa in sicurezza del palazzo comunale, giunta Morini con programma Lari all'interno della giunta Morini, cioè dell'amministrazione 2002-2005. Allora dico, come fa a non sapere, ma non credo che non lo sappia, perché non può non sapere un ex consigliere comunale, un ex presidente del consiglio, che un finanziamento richiesto per la messa in sicurezza del palazzo comunale, per l'attività sismica, per quello che sia, ma è anche la legge che te lo impone, non è che è un capriccio dell'amministrazione o dell'amministratore, è la legge che te lo impone, la messa in sicurezza della struttura, la messa in sicurezza degli impianti, la messa in sicurezza di tutto. La curiosità che avrei invece al posto da Caponera è quella che riguarda, a me non piace la sala consiliare. Io paragonavo la vecchia sala consiliare del Comune d'Alatri, in piccolo, perché chiaramente l'ambiente è molto più grande, lo paragonavo con quella sala di rappresentanza che è l'amministrazione provinciale di Frosinone. Lo stile è quello, diciamo, no? Un po' quello là. Poi con quel balcone che permetteva, anche mentre si ascoltava il Consiglio Comunale o partecipava a qualche manifestazione che chiaramente si poteva tenere in questa ampia sala, magari ci si affacciava pure, c'era una bella visuale della piazza, della piazza Santa Maria Maggiore, e francamente mi augurerei che venisse ripristinata, se è possibile, cioè invece di andare nel sottotetto. Il sottotetto sta bene, ma Fumone, però. Fumone è molto caratteristico, no? Cioè, la sala consiliare a Fumone penso che sia simile a quella da Lati, ma sta bene a Fumone, però, senza offesa per i fumonesi, perché quell'ambiente, la piccola città di Fumone, la coglie un tipo di, cioè una sala di rappresentanza di quel genere, una sala consigliare, secondo me è molto molto indicata. Non la vedo assolutamente idonea e opportuna per Alatri, e mi augurerei che in questo 1.250.000 euro, scusate, ci sia anche un piccolo, no, beh, trovare un altro non lo so, posto, io non so, salgo raramente sul ampio, palazzo comunale, quindi non saprei nemmeno come viene utilizzata quella sala, se è stata tramezzata, ok, se un salone ampio come lo ricordo tempo fa, quando c'è l'ufficio del sindaco, poi c'è la sala giunta, dove la sala giunta e quel salone che c'era praticamente, che invece che era la sala consigliare di una volta, che invece oggi sta all'ultimo piano, è stata addirittura, quindi ormai irrecuperabile, peccato, quello mi dispiace. Non vorrei che poi magari Pasquale dice state accanendo contro di me. No, io volevo solo altra considerazione da fare, altrimenti passerei a un altro. Io volevo solo precisare questa cosa, cioè lui non può dire che quei soldi potevamo utilizzarli. Innanzitutto sono soldi stanziati dalla Regione Lazio e non sono soldi delle casse comunali, sono soldi che arriveranno dalla Regione Lazio, da parte della Regione Lazio, per quel lavoro, finalizzati a quel lavoro, alla messa in sicurezza della struttura comunale. Non possono essere utilizzate per nessun'altra cosa, cioè non, o si utilizzano per quello, o altrimenti il finanziamento non viene dato. Credo che sia chiaro, no? Quindi che faceva? Come la rinunciava a una, che so, poi tra l'altro un iter burocratico nato ben 9 anni fa, quindi perdere chi c'era all'epoca, nel 2004, però il Comune aveva inteso chiedere il finanziamento, finalmente oggi, a distanza di 9 anni, si sta perfezionando, perché i lavori probabilmente da qui a un paio d'anni non inizieranno, perché se conoscono le lungaggini burocratiche, soprattutto quando si parla di finanziamenti pubblici, e speriamo bene. Mentre un altro argomento è quello che riguarda Adesse e i lampioni, l'illuminazione pubblica. Questo riguardo, tu poi sei il delegato alla sicurezza, c'è qualcosa
qualche precisazione da fare, perché è arrivato un comunicato fresco fresco, se vuoi, se non lo conosci lo leggo. Sì, se non lo conosco. Lo conosci. Allora abbiamo la possibilità di ascoltare direttamente da te le precisazioni. Diciamo che dei Lampioni ne abbiamo avuto modo già di parlare in questa sede, ne abbiamo già detto tanto, abbiamo detto che lo spegnimento dei Lampioni a luna di notte, dove sono installati, naturalmente riservando e tenendo fuori le zone centrali, le zone più le rotatorie più in vista e tutto, è solo per risparmiare, è solo per una forma di risparmio, per il periodo che stiamo attraversando, altrimenti siamo costretti, cioè noi la gestione è come da bombardiere di famiglia. Se non risparmi sulle uscite, devi risparmiare devi fare qualcos'altro, e allora limitare i consumi, devi per forza noi non è che stiamo risparmiando solo sul Lampione, abbiamo messo in atto una serie di risparmi, una serie di ottimizzazioni di tutta l'apparato, di tutta la macchina amministrativa, e questa dei Lampioni, cioè il fatto che lui cavalchi questo malcontento da parte di alcuni cittadini, soprattutto in Viale Francia, Viale Francia a Tecchiena, è una cosa, anche questa è una cosa non corretta, perché certo ognuno può fare quello che vuole, ognuno ha diritto libero di poter agire come vuole, però noi dobbiamo anche pensare a tutti quei cittadini, a tutte quelle zone che non hanno neanche i Lampioni. Allora, certo. Allora quelli sono cittadini di serie B, perché l'ex assessore adesso non perora la causa di queste persone che magari sono senza Lampioni, magari abitano addirittura nelle campagne più estreme, specifico adesso, ecco, dove qui ci poteva essere una scorrettezza, ci potrebbe essere una scorrettezza, perché se non viene dimostrata con i fatti, no? Se non fa riferimenti precisi. Adesso parlava, mi sembra nel suo intervento, che io credo di aver letto nei giorni scorsi, praticamente di zone che sono state tenute fuori da questo provvedimento di riduzione dell'illuminazione, perché risiedono in quelle zone proprio degli amministratori, delle persone vicine all'amministrazione comunale. Questa era un po' critica, diciamo, maggiore, se non, quella, no, lui, più, quella lui, più pepata in certo senso, quella... No, se non sbaglio, lui la critica è stata fatta sul fatto che si stanno installando alcuni Lampioni in zone dove ci sono sull'installazione. A me era sembrato invece proprio che dice no, non vengono spenti in alcune zone perché fa comodo all'amico dell'amico, diciamo. Lui asseriva questo, se non sbaglio asseriva il fatto che si stanno installando dei Lampioni in zone dove ci sono consiglieri o assessori attuali. Io questo lo posso smentire perché questo è un vecchio progetto proprio dell'amministrazione precedente, un vecchio progetto che noi abbiamo cercato di tenere fermo per evitare, ecco, di installare nuovi Lampioni e avere nuovi consumi, però in questo progetto purtroppo sono incluse anche le due uscite dalla superstrada. Certo. Allora, pur di garantire quel servizio all'uscita dalla superstrada, perché soprattutto d'inverno è veramente problematico, no? Che non si riesce. È un problema che è stato affrontato tantissime volte, ha avuto gli onori della stampa, proprio come sì. Citato per la pericolosità, diciamo, proprio la problematica molto grave che si trova lì per l'uscita della superstrada. Infatti noi, quindi si sta provvedendo, questa sì, notizia. Questo è il pacchetto che comprende anche quel. Quindi possiamo dire ai nostri spettatori, magari soprattutto i residenti nella zona, no, avranno certo. Finalmente questa illuminazione. Sì, tutte e due l'uscita della superstrada, verranno installati i Lampioni, e questo diciamo è un pacchetto che comprende un appalto, che comprende tutto un insieme, e ci sono alcuni Lampioni in alcune strade scelte in precedenza. E comunque noi abbiamo ecco, si prosegue nell'installazione di progettazioni quando si precedenti. Fa un progetto, quando si aggiudica una gara, non è che uno può, ecco, male sarebbe giustificare, diciamo, togliere qualcosa già progettato, annullarlo per magari favorire un'altra. Questa potrebbe essere una critica se fosse accaduto assolutamente, diciamo. Perché noi non abbiamo cambiato strada, dovevate illuminare via da Pinco Pallino. Dice no, perché era già previsto magari un disciplinare, una aggiudicazione da gara, qualche cosa. Dice no, avete
praticamente dirottato quel finanziamento verso un'altra strada. Questo però comunque non l'ha detto a DES, diciamo. No, ha detto che sono stati installati dei lampioni, si stanno installando dei lampioni dove ci sono, ci sono e questo non credo che sia nel nostro stile, perché stiamo dimostrando di essere un'amministrazione compatta, un'amministrazione seria, un'amministrazione che veramente amministra per il bene della città. Non stiamo giocando, perché è un momento delicato, un momento dove la gente veramente non riesce ad arrivare a fine mese. Abbiamo giornalmente persone che vengono in comune, ricevute dal sindaco, ricevute dall'assessore Belli, ricevute anche da me quando posso, e con grandi difficoltà, serie. E allora ecco, stiamo veramente cercando di amministrare la cosa pubblica nel migliore dei modi. Poi può essere discutibile se facciamo una cosa o facciamo un'altra, però un conto è fare opposizione su questo, un conto è dire delle cose non vere, dire delle cose non giuste, e paragonare soprattutto il milione d'euro, 1.250.000 euro con il banco alimentare, con l'aiuto alle famiglie. Quella è una cosa che non si può fare, non si può speculare o agire sulla povera gente, sulle difficoltà che ci sono in questo momento. Allora questo mi dispiace, ma io non lo permetto, perché io sto dando tanto veramente per il bene della nostra città, sono contento di fare il consigliere, ma soprattutto voglio dimostrare alla gente che la politica fatta con il cuore, fatta in un certo modo, si può fare. Non è vero che è tutto sporco, non è vero che sono tutti magnoni, non è vero che comunque chi fa politica per forza lo fa per uno scopo personale. Non è vero, si può fare anche per mettersi a disposizione della gente, si può fare tranquillamente, e questo credo che noi lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Uno spirito di servizio verso il cittadino, chiaramente, no? Poi quando si dice spesso come slogan voglio essere il sindaco, voglio essere l'amministratore di tutti, no? Quindi si intende sia di chi mi ha votato, sia di chi non l'ha fatto, magari mi ha osteggiato. E se hai qualcos'altro da dire riguardo all'amministrazione comunale di Alatri, io ti lascio la parola, altrimenti entrerei un po' nello specifico alcune iniziative nostre, diciamo, come amici, no? Io, Maurizio e in company, diciamo, una volta ci definimmo i quattro ciclopi, eravamo in quattro e affrontammo, i nostri spettatori l'hanno già ascoltato da me, diciamo, affrontammo la pulizia di una zona che tu non conoscevi poco sicuramente, sì, che era quella della passeggiata Portadino, così definita archeologica di Portadino. E arrivammo quel giorno e c'era un clima praticamente delle nuvole, dei tuoni, addirittura dovemmo ripararci per delle piccole, diciamo, cose, piove poco fortunatamente, altrimenti avremmo dovuto abbandonare, però ci riparammo pure sotto gli alberi, sotto le fronde degli alberi, diciamo, no? E poi subito terminata, diciamo, questa piccola acquazzone, riprendevamo il lavoro. Eravamo io, te, Americo Brocco, con un'attrezzatura che sembrava, diciamo, un Marines. Aveva portato un'attrezzatura pesantissima, tra l'altro, ma efficacissima, per tagliare quei canneti, quelle cose che stanno lungo il tragitto. E c'era anche Giancarlo Rossi, poi la sega telescopica, tagliamo alcuni rami, no? Anche Rita. E ci divertimmo, tra virgolette, perché fu un'esperienza pure abbastanza faticosa. Ecco, io, Maurizio, ti raccomando, come già l'ho fatto in altre occasioni, la quarta domenica di settembre c'è la festa della Madonna di Portadino. Questa è una delle due occasioni durante le quali, diciamo, non dovrebbe mancare la pulizia di quella zona. La prima occasione è il mese mariano, durante tutto il mese di maggio, e sono numerose, io spesso le incontro, molte, soprattutto donne del nostro centro storico, vanno giù alla chiesetta Portadini a pregare, a dire il Santo Rosario, diciamo. Ma a settembre si fa la vera e propria festa, che in genere comporta anche l'illuminazione della strada. La strada non è illuminata, no? Quella gradinata che conduce da Porta San Francesco a Portadino è illuminata, viene illuminata ogni volta durante il mese di settembre, la quarta domenica, la quarta settimana del mese di settembre. Quest'anno, quindi ti prego, insomma, interessarti affinché ci sia una pulizia da parte, logico che è bene che intervengano, diciamo, certo, gli operai comunali, perché hanno attrezzature sicuramente superiori alle nostre, mentre con te io mi cimenterei, se fosse possibile, nella riscoperta di un'antica strada che portava da Portadini, praticamente conduceva fino giù alla Maddalena.
riscoprirla tutta credo che sia una cosa molto proibitiva, mentre si potrebbe quel tratto che dalla passeggiata archeologica conduce alla quella che è la curva di Vignolo, chi conosce la zona sa, diciamo, che è il primo tratto della stradale 155, quello con la curva dove c'è la Madonnina che fu installata lì tantissimi anni fa da Flavio Fiorletta, per intenderci. Quel tratto lì, secondo me, almeno riscoprirlo, vedere se ancora esiste qualche forma, lo si potrebbe fare. Però ecco, la raccomandazione principale è quella di far trovare a chi frequenterà la chiesetta Portadini un ambiente pulito, no? Almeno nella gradinata principale, in questa strada poi non secondaria, era la strada principale, era quella proprio che passava sotto l'arco, che da Santa Lucia permetteva direttamente di arrivare alla chiesetta. Poi credo che la gradinata sia stata realizzata in un secondo tempo con i fondi dell'Unione Europea, diciamo. Però dobbiamo cercare di pulire anche quella strada. Anche se esisteva, anche io non la ricordo, però era vecchia, sicuramente... Vecchia quella da Portadini, quella che scende giù, dobbiamo cercare... Sto parlando appunto di questa, però io credo ce lo possiamo porre come obiettivo, noi, io, te e gli altri amici, perché sarebbe una vera novità, darebbe un certo rilievo e risalto pure a questa festa, a questa località che sinceramente da anni è trascurata, insomma l'hanno trascurata un poco tutti. Poi c'è stato quel progetto presentato da Sandro Vinci e dall'amministrazione di Magliocca al GAL, che l'abbiamo detto, magari ci puoi anche aggiornare se c'è qualche novità, però è stato, diciamo, ripreso dalla vostra amministrazione e dovrebbe, ci auguriamo, essere portato a termine. Però in quest'ottica, già questi lavori che devono essere effettuati, questo tipo di intervento, se riusciamo a farlo, penso ci darà sicuramente soddisfazione personale, e poi sarà un modo come un altro per ridare un po' di importanza a quella strada, diciamo, io me lo auguro, che in passato veniva percorsa proprio dalla Maddalena, c'erano addirittura bambini che venivano a scuola, sto parlando ovviamente 50 anni fa, percorrendo questa strada, che poi nel tempo chiaramente sono intervenuti gli scuolabus, ogni famiglia ha 2 o 3 macchine a disposizione, chiaramente è chiaro che andare a piedi a scuola è diventato quasi, diciamo, uno sport per pochissimi, no? Ormai portiamo con la macchina, quindi questa è una possibilità che abbiamo, secondo me, di agire. Poi non dimentichiamo, ma riguardo la Fraschetti, c'è qualche novità? Ancora no. Però ecco, no. Ma l'amministrazione ha la volontà di avere la concessione, quantomeno, se non il diritto di proprietà, ma almeno il diritto. C'è di... un emendamento nel decreto appena approvato che ci può favorire. Ho capito. Il decreto che cosa? Il decreto quello appena approvato dal governo. Ah, proprio governativo? Nel decreto del fare c'è un emendamento, me ne ha parlato proprio l'altro giorno l'architetto Cestra, mi ha chiamato, c'è questo emendamento che ci potrebbe favorire, però ecco, certo il discorso è ampio e molto faticoso, però ce la metteremo tutta per trovare una soluzione, per trovare, vedere di cosa possiamo fare, di arrivare veramente ad un traguardo, non stare qui sempre ad arrancare per un posto così importante, per un posto così prezioso per anche per lo sviluppo della città, secondo me. Certo, ne sono anch'io fermissimamente convinto. Senti un attimo, per i parcheggi novità non ce ne stanno, purtroppo. Io, se mi avrai sicuramente seguito, non sto facendo un cavallo di battaglia, insisterò molto su questa cosa qua, perché ho ripreso ho questa abitudine di riprendere articoli passati, ecco, proprio questi articoli tra l'altro sono di un anno esatto fa, nel mese di agosto del 2012, uscì un bando regionale, se non sbaglio, per un avviso regionale per consentire dei finanziamenti per la realizzazione di parcheggi oppure per la predisposizione dei piani urbani dei parcheggi. Due esponenti della minoranza, due persone ex amministratori che oggi non sono più in consiglio comunale, Enrico Pavia e Remo Costantini, affrontare nel dare notizia di questo avviso, chiaramente che cosa disse? Chiese all'amministrazione di affrontare questo problema in consiglio comunale. L'amministrazione comunale rispose che stavano lavorando gli uffici per predisporre non la richiesta di finanziamento, che era impossibile perché non c'era un piano urbano dei parcheggi. Quindi come condizione preliminare, diciamo, per poter chiedere un finanziamento doveva esserci piano urbano.
nonostante ad Alatri si parli dei parcheggi probabilmente da quando era amministratore mio padre è stato amministratore fino al 1990, no? E da allora se parla dei parcheggi. E nonostante questo, quindi dopo 23 anni, dico bene, la matematica non è il mio forte, dopo più di 20 anni, chiaramente ancora Alatri non ha un piano urbano dei parcheggi. In questo caso, magari adesso non è il tuo ramo, non sei in grado di darmi una risposta diciamo esaustiva, no? Però ma sto piano urbano dei parcheggi, la città d'Alatri lo ha fatto, lo sta facendo, ha intenzione di farlo? Io questa risposta sinceramente da voi amministratori la voglio, la pretendo, non come Giulio Rossi ma come cittadino di Alatri, perché è un problema serissimo, poi soprattutto per me e quelli che abitano nel mio quartiere, il quartiere delle Piagge, sta diventando una cosa impossibile proprio. Quindi guarda, non c'è pericolo, non è pericoloso perché si è talmente ristretta la sede stradale, soprattutto si ristringe talmente durante le ore serali, perché sono le ore durante le quali chiaramente chi lavora rincasa, che è talmente stretta che bisogna percorrerla veramente con molta attenzione, con molta abilità, tra l'altro nella guida, soprattutto magari per chi diciamo non ha la patente da molti anni, proprio perché è un budello, praticamente si attraversa la circonvallazione Portadini in mezzo a due file di macchine, alcune parcheggiate regolarmente perché ovviamente ci sono le strisce diciamo, no, che individuano i posti dove parcheggiare, ma le altre parcheggiate alla media peggio, diciamo, dove capita, perché non ci sta altra soluzione. Certo. Che facciamo? Ce le mettiamo. Io una volta scherzando proprio in trasmissione dissi mettiamo quelle bisarche, diciamo, quelle rimorchi che usano, no, per trasportare le macchine da una concessionaria all'altra, dalla fabbrica alla concessionaria. Cioè, saremmo costretti a fare quella, a mettere le macchine una sopra l'altra. Quindi mi raccomando, ecco, una risposta se magari non questa sera ma in futuro, ecco, in futuro abbastanza vicino, ti raccomando come, le cose. Come tu sai, ci stiamo concentrando moltissimo sul parcheggio di San Francesco. E quello... Sì, però attenzione, piano urbano dei parcheggi, sì, se non c'è, se è una condizione senza la quale non si può accedere ai fondi, che facciamo? Al prossimo avviso pubblico di finanziamento io ci facciamo trovare di nuovo senza piano urbano? Io adesso non sono sicuro al 100%, mi informerò, però credo, se non sia stato fatto, credo che comunque sia in fase di approvazione, di predisposizione, però non sono sicuro al 100%, cioè no, mi informerò la prossima volta magari. Ti raccomando, ecco, perché io insisterò e durante, quindi mi ascolterai, certo, mi sentirai, certo, in trasmissione, certo, ritornare sembra... spesso su questo argomento perché è diventata veramente una cosa fondamentale. Guarda, durante queste sere del festival io che ho avuto esigenza di uscire con la macchina, veramente sono venuto. Non faccio come tanti nostri concittadini che per percorrere 100-200 metri non prendono la macchina. Io la macchina l'ho lasciata a casa mia, abito all'interno delle mura, diciamo, quindi diventa pure una passeggiata salutare venire in piazza a piedi. Ma avendo necessità di accompagnare, ad esempio, i miei suoceri che abitano a Comune, no, e ho visto che lungo, addirittura c'erano i vigili che impedivano di salire, proprio perché la strada è stata utilizzata come anche per permettere di parcheggiare, diciamo, in posti non consentiti, certo, e quindi veniva utilizzata come senso unico solo per uscire dalla città d'Alatri. Però queste situazioni che creano disagio non soltanto ai residenti ma anche a chi volesse venire a visitare la nostra città, magari assistere a queste manifestazioni. Quindi i parcheggi sono importantissimi. Sono fondamentali, ma noi siamo fondamentali comunque... e se non si fa una programmazione nel futuro ci troveremo sempre a parlarne senza nessuno. Noi siamo, oltre al parcheggio da Francesco, che ci siamo veramente, il sindaco si è proprio impegnato in prima persona per cercare di arrivare veramente alla realizzazione, se non tutto, almeno in parte, la realizzazione del parcheggio San Francesco, perché credo che sia un'ottima soluzione per chi arriva, ma soprattutto per chi è residente in quelle zone, in quei posti. Come dicevi tu, invece di parcheggiare lungo la strada per chiudere bitta perché magari non si riesce a fare un evento, perché la gente come fa? E stiamo cercando, ecco, però stiamo studiando anche un'altra soluzione. Un'altra soluzione che è rivoluzionaria, però la stiamo studiando, stiamo vedendo cosa fare, stiamo vedendo se applicarla, se provarla, perché poi il tentativo di provare, soprattutto se non va, di fare un passo indietro, credo che sia da persone coscienziose. Ho parlato di Fumone e io, diciamo, sono sposato da più di 20 anni con una
donna di Fumone, praticamente, quindi ho i miei suoceri che risiedono l'Autrea ad altri parenti. E l'altro giorno, andando su, recandomi dai miei suoceri, siccome sono decenni che faccio quella strada, come arrivo sopra il centro stradale di Fumone, faccio la strada solita, no? Che è la più breve, che conduceva all'abitazione dei miei suoceri. Invece, poiché hanno rivoluzionato da circa un mese la circolazione, praticamente oggi bisogna per forza fare il giro da Fumone, mentre prima era possibile andare direttamente a una porta che viene chiamata Porta Romana, chiaramente, o Portella, si poteva fare invece girando subito a destra. Forse sono stato fortunato perché, tra l'altro, il Comune di Fumone si avvale di vigili urbani, ecco, un'altra notizia, per esempio, no, sembrava aver fatto tanto scalpore, il fatto che il nostro capoguardia, no, il comandante della polizia locale, andasse a dirigere un altro corpo di polizia locale, no? Mentre c'è anche questa abitudine, soprattutto nei piccoli centri come Fumone, di utilizzare vigili e del vigilesse addirittura del comune di Fiuggi. E mi ha detto mio sorello: è stato fortunato perché se trovavi la vigilessa di queste, diciamo, prese in prestito da Fiuggi, ti avrebbero sicurissimamente fatto la multa per questa operazione che io ho fatto d'abitudine. Poiché la segnaletica, un po' uno quando percorre la strada magari fa di solito, magari non la guarda tanto. Questa poi era posta in una maniera abbastanza in alto, quindi io proprio sarei in corso in una contravvenzione, proprio senza, purtroppo, incolpevole, almeno dal punto di vista, cioè non l'ho fatto sicuramente premeditatamente. Però un tentativo si deve fare. Lì è stata una vera e propria rivoluzione a Fumone. Quella circolazione è stata completamente rivoluzionata. Che tra l'altro è una circonvallazione, quella Fumone è bellissima, sembra da stare su un elicottero, e guarda caso che si vede da Fumone sul lato nord, si vede sicuramente Alati, ma proprio il campo delle Fraschette, come se lo domini dall'alto, come se stessi su un elicottero. Quindi sicuramente, però, ecco, sperimentazioni, diciamo, su questa cosa sono possibilissime, auspicabili, perché sicuramente può creare qualche disagio, sicuramente qualche malcontento, però credo che poi con la forza dell'abitudine, soprattutto magari pensando alla risoluzione o comunque a dare un grosso contributo ai parcheggi della nostra città, si possa fare. Io sono molto fiducioso, speriamo di poter tentare questa idea che abbiamo. Ce ne darai conto nelle prossime trasmissioni. Vabbè, certo. Con questo noi parleremo per delle ore, ma non vogliamo annoiare i nostri telespettatori di Etnica TV. Che ci ascoltano sempre più numerosi, devo dire che magari uno dubita sempre, non abbiamo i dati Auditel, no? Non sappiamo magari se no, come dicono, lo share, se è del 5, del 10, 15, 20%, per me sembrano poi sempre barzellette quelle là. Però il riscontro è proprio personale, no? Spesso e volentieri anche da te capiterà, no? Incontrare delle persone, degli amici, dicevo, ti ho sentito, hai detto di questa, magari pure ricevere qualche critica, qualche rimbrotto per qualcosa che è stato detto in maniera, diciamo, ma la critica o comunque il consiglio, comunque, cioè, è ben accetta se viene da ma anche da chi magari non ha le tue stesse idee, per carità, siamo in piena libertà di poter esprimere, però ecco, il rispetto del lavoro di ognuno di noi deve essere sempre al primo posto. Poi la critica, perché magari non hai le stesse idee politiche, perché non hai simpatia, perché magari l'amministrazione non piace, per carità, non, però il rispetto, ecco, io la cosa che a me fa rabbia è soprattutto il fatto che chi fa politica deve per forza magnare, come si dice da noi, no? Cioè, deve per forza stare lì per uno scopo personale. Questa è una cosa che veramente io spero di poter smentire tanta gente, me lo auguro, perché sono d'accordo che negli anni c'è stato qualche caso, qualcuno, per carità, però abbiate fiducia, la politica è una cosa importante per amministrare la società, per amministrare per la conduzione delle attività, di tutto, no? Perciò la politica ci deve essere, la politica, senza la politica non si può andare avanti, la politica è al centro di tutto, deve essere fatta da persone per bene, da persone che però vogliono. È anche bene utilizzare i canali che ci sono, tipo la radio, tipo la TV locale, per dare risposte, e questo chiaramente è il tuo grande merito di venire, a parte adesso vieni perché anche siamo
amici chiaramente, e quindi abbiamo poi un rapporto di collaborazione che va al di là della politica, anzi nel quale la politica non c'entra assolutamente niente. Noi abbiamo intrapreso delle iniziative di volontariato, le portiamo avanti insieme con entusiasmo, insieme ad altri amici comuni che probabilmente la pensano anche diversamente da noi, magari, no? Certo, non ne abbiamo mai parlato. Lo sappiamo così, infatti non abbiamo mai parlato. Questo è importante, rispondere, io dico sempre anche nei comunicati di non usare toni polemici, rispondere sempre pacatamente, perché poi soprattutto l'amministrazione comunale è inutile dire piantala di far questo, no? Frasi che purtroppo vengono usate, che io ogni volta che leggo un comunicato trovo questo tipo di affermazioni, chiaramente il mio commento è proprio quello. No, rispondete all'oppositore, rispondete al cittadino, rispondete in maniera tecnica, però non con le parole difficili, tecnica in senso, certo, con i fatti. Avulsa da emozioni personali, perché è chiaro che ci dà fastidio, soprattutto quando siamo impegnati in una qualche cosa, no, che magari ci costa anche fatica, sentirsi criticati chiaramente ci dà fastidio, però l'amministratore questo non dovrebbe scendere a questi livelli. Anche se la critica è fastidiosa, anche se è opportunistica, anche se è chiaramente volta magari a sostenere un qualcosa che assolutamente è insostenibile, però comunque la risposta dell'amministratore deve essere sempre pagata e deve dimostrare con i fatti che quell'attività è diversa da quella che l'interlocutore immagina. Io ogni volta che sono venuto qui ho parlato sempre di fatti e di cose che magari l'amministrazione Morini sta mettendo in campo. Questa sera sono stato costretto, perché quando si dicono delle cose non giuste bisogna anche controreplicare. Io non sono abituato, perché poi è la gente che giudica, no? Che giudica il lavoro di ognuno di noi. Chi è all'opposizione, che poi guarda caso non sono mai chi è a scrivere o a rimproverarci o comunque a dire cose inesatte, non sono mai chi è all'opposizione veramente, cioè chi è consigliere all'opposizione, certo, tranne Patrizio Cittadini, gli altri sono tutti ex consiglieri, ma soprattutto, ecco, per esempio un'altra cosa che mi viene in mente. L'altro giorno un esponente del PDL, smentito anche da parte dei stessi componenti del PDL, non so se è un esponente, se non Dario è un esponente, Dario Cicci, non lo so, ancora, ha fatto un'affermazione dicendo che quest'anno è stato tolto il Festival del Folklore alla Prologo. Sì. Cioè, alla Prologo è stata tolta da parte di questa amministrazione il Festival del Folklore. È una cosa... anche questa non corretta, perché la Prologo non gestisce più il Festival del Folklore, saranno 15 anni, forse pure di più, ma la Prologo ha collaborato, come ieri sera ha detto lo stesso Carlo Fantini, ha collaborato con noi, con l'amministrazione, con Mediatica, alla realizzazione di questo festival. Allora dico, anche questa, dare questa notizia che l'amministrazione ha tolto, quest'anno ha tolto il Festival del Folklore alla Prologo, non questa è una cosa... È un terreno minato nel quale non voglio scendere. Io parlo, ecco, voglio solo... uno è costretto a replicare, perché se uno dà questa notizia cittadino legge, il cittadino che ne sa se effettivamente lo gestisce la Prologo o non lo gestisce la Prologo? Quantomeno dovrebbe dire chi rappresenta la Prologo, non Dario Cecci. Ma finché Dario Cecci fa il rappresentante di comuni cittadini, come potremmo farli noi, magari far da tramite a quello che ci dicono magari per strada gli amici e i conoscenti, è un discorso. Ma quando parla di associazioni di enti, hanno un presidente, hanno un consiglio direttivo, se la Prologo sentisse toccata in questo tipo di affidamento, chiaramente discriminata, potrebbe tranquillamente dirlo il Presidente. Penso che avrebbe sollevato la problematica. Esatto, questo senso, se Dario Cecci si è espresso in questo modo, chiaramente... Sono 15 anni, sicuramente, sì, c'è un articolo sul giornale, piuttosto sono 15 anni. Probabile invece intendesse che questo tipo di eventi dovrebbe, che è diverso, che magari la Prologo dovrebbe farsi carico di questi avvenimenti, magari proporsi per l'organizzazione. Se l'ha detto in questi termini, invece è una considerazione più che legittima. Però questo dovrei vedere in questi anni questa gente cosa ha fatto per la città di Alatri. Guarda, stai usando una frase che usò Antonello Iannarilli nei miei confronti, però
mi disse: cosa hai fatto tu con la città d'Alatri? Dico: Andone, stai sbagliato proprio. No. Quello che ho fatto, diciamo, se tu non lo sai, io non sono tenuto a dirtelo. E comunque sia, una persona pure che posso essere io o chiunque altro, no? Che magari per anni ha avuto impegni di famiglia, di lavoro di diverso genere, oggi inizia a dedicarsi a un determinato tipo di attività. Come sto facendo io adesso? Non è che c'è un titolo e sono arrivato. Qualcuno è nato sempre prima di noi, no, no. Certo. Se non altro per questioni anagrafiche, è sempre qualcuno che ha fatto qualcosa prima di noi. Questo, quindi questo no, no, ma io parlavo del fatto che lui dà questa notizia, asserisce questa cosa, dà questa notizia risolta. Allora, perché la deve dare così? Per quale motivo? Diciamo, la lamentela generale, sto fatto l'affidamento, però io non voglio entrare perché, in questo argomento, perché dovrebbe da solo, meriterebbe di essere affrontato con calma e chiaramente con anche gli interlocutori giusti. Tra l'altro, ho invitato Walter Fontana qui in trasmissione. Quando vuole Walter Fontana viene qua, e tu sai, no, come lo stesso comportamento che usa nei confronti tuoi come più altri, non è che vengo qua a dibattere, a contraddire, lascio parlare, lascio spiegare, perché il fine ultimo è quello di farci, no, di convincere chi ci ascolta, diciamo, non della esattezza, diciamo, di una scelta rispetto ad un'altra. Va bene, ma io credo che alla fine degli eventi non dilunghiamoci, verrà sia, poi le domande le farò, diciamo, le sto già facendo, poi le ufficializzeremo in qualche modo. Beh, sicuramente su questo tecnicamente ne risponderà, potrà rispondere il delegato alla cultura. Meglio il delegato alla cultura. Noi invitiamo tutti in trasmissione, chi vuole viene, parla, bene che non sparli, però parlare, esporre pagatamente le proprie convinzioni. Infatti io me ne scuso stasera perché non voglio, invito tutti venerdì, sabato e domenica Radio Libera Festival, che questa ci sarà un'altra, sì, però questa sera c'è Massimo Manzi, 21:30 questa sera, lunedì, praticamente c'è Massimo Manzi con gli Agorà in piazza Santa Maria Maggiore, suonerà, terrà un concerto questa sera 21:30, poi venerdì, sabato e domenica ci sarà Radio Libera Festival, che ci saranno 100 artisti, 100 gruppi musicali contemporaneamente in tutti i vicoli, in tutte le piazzette della nostra città. Sarà ripercorso quello dell'anno scorso, quello che fu fatto l'anno scorso. Siete tutti invitati a partecipare, perché veramente si sta organizzando una cosa alla grande. Concludiamo la battuta. Prima Michel, dopo Luca, tu che ormai sei ospite fisso. Vogliamo mettere la concorrenza del NIO TV, mettiamo noi una TV locale, che dice, abbiamo mezzi e modi. Dobbiamo farci aiutare da Antonio Firenze. No, certo, Antonio Firenze è insostituibile, comunque uno che ha fatto insieme a Gigi Minucci ed altri amici, diciamo, la storia della televisione locale. Va bene, ringraziando Antonio Firenze per la sua ospitalità, noi concludiamo la nostra trasmissione, quindi tu vuoi sicuramente salutare i nostri telespettatori. Sì, un saluto a tutti, grazie, mi scuso ancora per il tono polemico, però quando ci vuole per dare una risposta e per avere una contrapposizione di chi sente, magari si fa un'opinione diversa o comunque sente le due parti. Bene. Grazie, buonasera. Anch'io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì per un'altra puntata del nostro programma, Rassegna Sociale. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Presente, ha sentito che ho ringraziato il pubblico per il calore e per la simpatia. Questa sera mi sia consentito, anzi sicuramente me lo consentirete, di ringraziare tutti i bambini che sono presenti qui in mezzo a noi. Perché? Perché come vedete alle mie spalle c'è la bandiera dell'UNICEF. La Proloco di Alatri ha inteso accomunare tutti i gruppi sotto la bandiera dell'UNICEF. L'UNICEF è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Queste cose da solo non la poteva fare. E allora che cosa è successo? È stata aiutata dall'amministrazione comunale di Alatri, dall'ente provinciale di Frosinone, dalla provincia di Frosinone, dalla provincia, dalla regione Lazio, dalla comunità montana. Ed è... arriva la torta con le candeline, non sono molte, ma adesso la mettiamo qui. È stata fatta per festeggiare questi 25 anni. Adesso chiamerò i rappresentanti dei gruppi, i quali simbolicamente e praticamente soffieranno su questa torta. Allora, invito... I gruppi dei comparitti sono già qui, quindi salutiamoli. Alatri, Alatri, aria di casa nostra. I rappresentanti di Alatri, aria di casa nostra. I rappresentanti della Polonia. La torta la mettiamo qui avanti, facciamola vedere un pochino. La Polonia, grazie. La Romania.
Salvini, voi dovete mettervi qui avanti, così dietro siete nascosti. Grazie. Qui avanti, vicino al gruppo di Alatri Grande. Quando diventerete grandi, anche voi ballerete come loro. Già lo fate adesso. Egitto! Cina! Invito ora a salire sul palco il dottor Paride Quadrozzi, presidente dell'ente provinciale turismo di Frosinone. Il sindaco lo chiamiamo per ultimo perché deve fare gli onori di casa. Il presidente della Proloco in questo momento è assente, ha dei problemi di salute, lo salutiamo con un grosso applauso. Oreste non si sente bene, è lo stress. Il vicepresidente della Proloco, Sandro Vinci. E il sindaco di Alatri, avvocato Patrizio Cittadini. Adesso ci sarà lo scambio dei doni. La Romania. Ecco qui, una conca. Sindaco, dovete premiare voi. Sì, allora adesso glielo faccio dire dal nostro presidente dell'ente provinciale del turismo. Le offriamo con tutta sincerità questa modestissima rappresentanza delle nostre tradizioni. Io vi la ringrazio tanto per tutto e siamo contenti di questo, no, gente che sono bravi da Alatri, ma speriamo di riveniamo subito, presto, all'anno prossimo. E anche volevo ringraziare al signore vicepresidente Leonardo Vinci, che ha fatto tante cose per nostra venuta qui. Allora salutiamo il gruppo. Naturalmente, signora, lei deve portare via tutte queste cose e anche i fiori offerti. Allora la signora ha detto che ha dei doni per loro e se li scambiano dentro i locali qui dietro, o nella chiesa o nei locali dove si stanno preparando. Il gruppo della Spagna. Sindaco, tocca a lei, il gruppo spagnolo. È con enorme soddisfazione che vi pongo tanti auguri e che vi faccio dono, ecco, stanno appunto arrivando, di questo pensiero che è tipico proprio della nostra città. Tanti auguri. Loro hanno dato al sindaco un dono. Grazie. Procediamo molto velocemente con il gruppo della Cina. La Cina. Per chi era presente l'altra sera, vi ho detto che il signore che è qui di fronte a noi è il sindaco della loro città. Io colgo l'occasione per ringraziare tantissimo il sindaco di questa grande città di circa 350.000 abitanti, quindi 10 volte più della nostra Alatri.
ci ha onorato della sua presenza per tutto il periodo in cui il gruppo del loro paese è rimasto qui ad Alatri. Ancora molto grazie e speriamo di averlo ancora ospite nella nostra città. Grazie da parte di tutti della Trenzio. In particolare, sindaco, se si vuole avvicinare da parte... sono costretto a chiamare l'interprete, ma non è colpa mia. Se vuole dire al sindaco, gli possiamo tenere noi i premi. Un attimo, sindaco, se si vuole un attimo avvicinare, da parte del nostro sindaco, dei premi offerti naturalmente dal sindaco, dall'amministrazione comunale. E vorrei, se è possibile, tradurre, chissà che non ci si possa vedere nella loro città il nostro gruppo di Alatri. Sì. Noi abbiamo un po' sorriso perché non vediamo molto spesso il sindaco così conciato, però per loro è una cerimonia, quando ci si scambiano dei doni si usa fare in questo modo, quindi di nuovo grazie. Ma io accetto di buon grado appunto questo scambio di doni, evidentemente è una tradizione da loro che sicuramente noi rispettiamo e che ci fa molto piacere. Io non ho un cappello da dare al sindaco, però gli regalo un quadro che rappresenta proprio questa nostra bella piazza, che sicuramente servirà a lui per ricordare questi momenti, ma innanzitutto per ricordare a lui tutto questo grandissimo pubblico così caloroso. Accogliete questi doni con la più sincera amicizia e speriamo che siate rimasti soddisfatti dell'accoglienza avuta da Alatri. Grazie. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za wspaniały pobyt w Alatri, a teraz może się mi uda coś powiedzieć po włosku. Vi ringraziamo con tutto il cuore per la vostra ospitalia. Siamo stati molto bene, molto bene. E invitiamo a Zakopane la nostra città, il gruppo folkloristico di Alatri. Thank you. Dicevo qualche sera fa che con la Polonia ci accomuna qualcosa che va al di fuori dei gruppi folcloristici, e è Sua Santità Giovanni Paolo II, al quale dalla piazza di Alatri mandiamo un caloroso saluto. Ecco, scambiamo con voi questi doni che rappresentano appunto quello che è la nostra città. Ed è con piacere appunto che vi vediamo, speriamo che voi possiate ricordare questo nostro paese nel proseguo del tempo. Grazie a voi. Dall'Egitto ringraziamo tutto Sua Eccellenza il Sindaco,
e l'autorità qui in Alatri. Viva l'amicizia, Alatri, Italia, Egitto. Viva sempre l'amicizia calore dall'Egitto Italia. Grazie. Vi ricordo che il gruppo egiziano è qui solo ed esclusivamente per Alatri. A posto, qui loro non c'è bisogno di tradurre, non parlano, sono di Alatri. Allora, e adesso sono rimasti i più piccoli ma i più grandi, i Cumparitti. Eccoli qui. E a questo punto vi premia un premio, glielo facciamo dare dal nostro sindaco e uno dall'ente provinciale del turismo rappresentato dal dottor Paride Quattrozzi. Bambini, ho sentito dire chissà chi diamo. Vabbè, qualcuno se lo porterà a casa. Intanto ringrazio, perché è doveroso farlo, Flower Liana. Fiori, piante, fiori essiccati, accessori, addobbi, che ha offerto tutti i fiori che avete visto queste sere transitare su questo palco. Conservato, non poteva non rinascere il gruppo folcloristico Aria di Casa Nostra di Alatri. E adesso, prima di farvi vedere immediatamente la seconda sorpresa, vi ricordo, le piante sono state offerte da Mariani Pietro, voglio ringraziare dal nostro sindaco. Voi pensavate che noi avessimo dimenticato una delle cose più importanti del festival di questa sera? No,
invito a salire sul palco Flavio Fiorletta e naturalmente il sindaco di Alatri. Penso che Flavio, nel vedere una piazza così colma, nel vedere il suo gruppo, una sua creatura, ballare così nella piazza di Alatri, sentirà naturalmente un po' di commozione. La sto sentendo io e proprio perché la sto sentendo passo il microfono al nostro sindaco. Io non posso che ringraziare Flavio Fiorletta per aver ideato, continuato, portato avanti questo magnifico festival che oggi appunto è arrivato alla sua 25esima edizione. Se non fosse stata questa sua idea geniale, oggi non avremmo appunto questo pubblico magnifico ad applaudire questi gruppi, così come li abbiamo applauditi poi tutti gli anni passati, perché ognuno di essi è stato veramente un gruppo meraviglioso. Li ha scelti, devo dire, li ha scelti Flavio Fiorletta inizialmente e poi questo è passato piano piano alla Proloco, ma tutto il merito devo dire che va a Flavio Fiorletta. Di questo la città di Alatri ne è consapevole e ringrazia Flavio Fiorletta per tutta l'opera che egli ha profuso in questa manifestazione. Questo è un piccolo omaggio, non è sicuramente nulla rispetto a quello che Flavio Fiorletta meriterebbe, però sono convinto e sono sicuro che lui apprezzerà sicuramente il gesto. Buonasera a tutti, grazie per i vostri applausi. Mi trovo nella parte opposta a quella nella quale dirigevo gli altri festival. Non mi dispiace assaggiare una cosa diversa e fare le proprie considerazioni. Certamente questo festival ha radici profonde, non è nato per caso in un clima festaiolo del 1900, nacque la famosa Fiera della Maddalena che è svanita nel tempo, e fu proprio in quella circostanza che uomini nostri, Ricciotti, Celebrini e Pazienza, ebbero a scrivere i primi canti di Alatri, la Ciammotta, Liuccia, tutte quante quelle che poi io ho fatto riportare continuamente in giro dai ragazzi della nostra città, quelli che hanno formato le varie edizioni del gruppo folcloristico. Sono state 326 giovani e li ricordo uno ad uno e li ringrazio uno ad uno perché abbiamo lavorato insieme ed abbiamo portato in tutta quanta l'Europa ventate di aria di casa nostra. E quando il pianto sommerso ci stringeva la gola, noi abbiamo portato aria di casa nostra anche a Lugano, quando abbiamo sentito gridare da una persona che poi abbiamo rintracciato, evviva San Sisto! E la stessa cosa è successa a Piazza del Duomo a Milano, e la stessa cosa è successa a Ragusa,
abbiamo portato dappertutto, anche ai nostri concittadini che sono lì per motivi di lavoro, abbiamo portato aria di casa nostra, ventate di aria di casa nostra. Quindi è arrivato poi la fine di questa grande stagione doviziosa di riconoscimenti, di premi, di trionfi, ma davanti a noi c'era un labaro, quello che ho tenuto fino adesso ben custodito nel mio studio, il labaro dove è scritto Alatri. Solamente per quello noi abbiamo lavorato, con tutti quanti questi affettuosissimi compagni di lavoro giurato, con tutti quanti questi che si sono dedicati, giovani che hanno sofferto, giovani che hanno passato tante e tante traversie in tutte quante le parti dove ci siamo recati. Noi siamo stati in Portogallo, in Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Cecoslovacchia, Jugoslavia, lì ci siamo fermati, non credo certamente perché sentivamo odore di polvere da sparo, ma è perché non avevamo pensato a tirar fuori un'altra covata di giovani che potessero sostituire quelli che abbandonavano il gruppo, non per fatto di attriti, ma perché ci dovevano sposare, pensavano a cose più serie. Ed allora il gruppo non è che sia stato sciolto, assolutamente, non diciamo grupperie, non è stato sciolto, è stato un momento di riflessione, un momento di pausa, ma il primo gruppo di Alatri è uscito nel 1931 ed ha partecipato alla rassegna di Roma. E poi man mano ci sono state le altre edizioni, che adesso il gruppo ci presenti sotto questa nuova forma voluta da Scandor da Silvio e da Gigiotto Di Vico, che sono miei allievi. Questo mi fa solamente piacere, immensamente piacere. Cari concittadini, delle volte si hanno delle soddisfazioni, delle volte si hanno dei dispiaceri, le soddisfazioni si conservano, i dispiaceri si dimenticano, e noi abbiamo raggiunto l'apice della nostra, diciamo così, gloria, ma non vanagloria, l'abbiamo sentito quando siamo stati premiati con il premio Europa Folk nel 1976, che ci ha dichiarati messaggeri dell'arte popolare italiana nel mondo. Questo ricordo io, anche se a malincuore, ma lo faccio perché credo, quando ho iniziato questa mia attività, ho creduto quello che potevo fare, fin dove devo arrivare, e grazie a Dio potrei ancora sfidare ad andare, perché nonostante le mie 81 primavere mi sento in gamba. Un attimo. Io, per una continuità di intenti, chiamo qui per cortesia il signor Di Vico Luigi, e dico al signor Gigiotto, scusami, io consegno a te, perché tu possa conservarlo insieme agli altri, il premio Europa Folk del 1976. E non se ne abbiano a male, perché questo ormai è mio, di questa cosa che è diventata mia da poco ne posso disporre, e allora io la dono con tutto il cuore e con ogni affettuoso augurio al gruppo Aria di Casa Nostra. A voi cittadini grazie di tutto, scusatemi delle mie mancanze, ma grazie di tutto.
vi voglio bene e vogliamo tutti quanti insieme bene alla nostra città, Alatri. Grazie a Flavio, grazie al signor sindaco e grazie al gruppo. Passiamo velocemente al secondo ballo, però prima vi devo dire, naturalmente ragazzi, dalla fontana dovete scendere. Siamo arrivati all'ultimo brano della Traviata, ce lo faranno ascoltare i nostri due solisti, soprano Marina Di Marco e tenore Sandro Ferri, Parigi o Cara. Oh.
senso avrai la tua salute, rifiorirò ancora. Bravissimi. Applaudiamo questi professionisti. Quelli ancora tanti che salutiamo invece dei semplici dilettanti. Ecco, ci dilettiamo, qualche volta il maestro magari ci guida in sentieri anche un po' accidentati per noi, perché non è facile. Noi non siamo dei cantanti, non abbiamo un'educazione canora di questo genere, quindi per noi è stato difficile e l'impegno è stato maggiore, però qualche cosa è uscito fuori, e allora applaudiamo anche il maestro Maurizio Sparagna, che con tanta pazienza ci insegna. Grazie Augusto. Un detto dice: bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E allora completiamo, perché dobbiamo dare un'altra informazione. Verdi ha musicato Ma la Traviata, il brevetto è stato scritto da Francesco Maria Piave, giusto maestro? Ecco, quindi anche a lui un applauso, perché le opere c'era chi le musicava e chi le scriveva. Questa sera l'omaggio a Verdi per il bicentenario della nascita, però il maestro ci ricordava che quest'anno c'è un altro grande della musica da ricordare, ed è Mascagni, perché sono 150 anni dalla nascita di Mascagni. E allora noi vogliamo ricordare questo grande musicista italiano con un brano di una sua opera, Cavalleria Rusticana. Allora, di Mascagni, dalla Cavalleria Rusticana, eseguiremo Gli Aranci Olezzano. Io vi invito ad ascoltare questo brano, perché dà un senso di pace, di serenità, è proprio bello, ecco, è un quadretto che è bello. Allora, dal coro Ernica Saxa, Gli Aranci Olezzano di Mascagni, tratto dalla Cavalleria Rusticana. Thank you.
E questo è stato il nostro omaggio a Giuseppe Verdi. Se è stato di vostro gradimento, potete pure continuare a condircelo. È un modo per incoraggiarci a continuare, magari anche con l'aiuto di qualcun altro di voi che può rendersi a noi. Lo ripetiamo ogni anno e ogni anno abbiamo sempre la fila di persone che vogliono entrare, però come sapete il nostro è il numero chiuso, soltanto pochi eletti possono. No, a parte scherzi, venite, perché una volta a settimana restare così con amici, dilettarsi nel canto è veramente bello. E poi voglio aggiungere, chiudendo, una cosa molto importante. Noi abbiamo nella nostra storia persone veramente che hanno dato lustro, hanno dato lume alla cultura. Un popolo senza cultura non è niente, non è niente. Quindi, caro sindaco Guerriero, quando è possibile, anche se le casse del comune sono pressoché semi vuote, spendiamo qualche cosa in più per queste iniziative, perché consentono a tutti quanti noi di crescere culturalmente e quindi di avere maggiori margini per una comunità sempre più a misura d'uomo. Io ringrazio tutti quanti voi e adesso vorrei che venisse di nuovo qui tra noi il soprano Marina, il tenore.